La donna aggredita sul lungomare, individuati e denunciati, due malviventi. Petrosino, ladro di rame colto in flagranza, arrestato dai carabinieri, un pregiudicato. Mazara dopo Ramisella, un impianto per l'abbattimento dei nitrati nell'acqua anche a San Nicola. Mazara non si farà in città, quest'anno blu si lenda, la manifestazione trasloca Siracusa. Enti locali, la regione premia i comuni virtuosi, in Sicilia senza del governo circa 1.600.000 euro. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Petrosino hanno arrestato un pregiudicato con l'accusa di furto aggravato. Sentiamo. I carabinieri di Petrosino hanno arrestato un pregiudicato petrosileno con l'accusa di furto aggravato. L'uomo, un quarantenne, è stato sorpreso dai militari mentre bruciava il rivestimento di 15 metri circa di cavi di rame in contrada Parrini a Marsala. I cavi erano stati rubati dalla linea telefonica nei giorni scorsi in una strada del centro cittadino di Petrosino. Nella zona era stata inoltre causata una interruzione dell'erogazione del servizio. Dai successivi accertamenti, grazie anche alle testimonianze raccolte, il quarantenne è stato individuato come l'autore del furto. Durante una perquisizione a casa dell'uomo, i carabinieri hanno trovato attrezzi utilizzati per commettere il furto. Il quarantenne, al termine del rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura della detenzione in carcere. Intensificati i controlli della polizia a Marsala, due persone sono state denunciate per la rapina ai danni di una giovane. Sentiamo. Due persone sono state denunciate dalla polizia a Marsala per l'aggressione subita da una giovane nei giorni scorsi nei pressi del lungomare Boeo. La ragazza, che si trovava in compagnia di due amici, era stata poco prima avvicinata da due individui di origine nordafricana, uno dei quali, dopo aver estratto un coltello ed averlo puntato al collo della giovane, le ha rubato il cellulare. I poliziotti intervenuti sul posto, avviate le indagini, hanno individuato i due presunti autori della rapina, per i quali è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di rapina aggravata. Gli agenti del commissariato marsalese hanno incrementato i controlli in seguito alle aggressioni e furti che si sono verificati in città. Queste attività, svolte con il supporto dei militari dell'esercito impegnati nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, hanno consentito di identificare 300 persone, controllare 120 veicoli e sono state levate 15 multe per infrazioni alle norme del codice della strada. Il comune di Favignana ha reso noto che in seguito al ritrovamento di un oggetto metallico di possibile natura esplosiva, in attesa dell'intervento degli artificieri, la Capitaneria di Porto di Trapani ha disposto l'interdizione dell'area di mare antistante la spiaggia Praia, il divieto di navigazione, ancoraggio, sosta, pesca e qualsiasi altra attività marittima non autorizzata. Accelerare tutte le procedure per portare a termine i progetti finanziati dal PNRR, Missione 6 Salute, destinati all'ammodernamento del sistema sanitario regionale. Con questo obiettivo il Presidente della Regione Schifani ha convocato a Palazzo d'Orléans un vertice. Alla Regione sono stati assegnati 638 milioni di euro per 260 interventi infrastrutturali e 471 di innovazione e digitalizzazione del sistema sanitario regionale. Alcuni target sono stati già raggiunti, così come previsto alla tabella di marcia, in altri si sono superati gli obiettivi assegnati grazie all'ottimizzazione delle spese, in altri ancora è necessario allungare il passo per rispettare la scadenza del 2026. In quest'ottica il Presidente della Regione ha deciso di creare una struttura interna di monitoraggio per vigilare rigorosamente sul rispetto dei tempi di tutti i cronoprogrammi.
Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Parliamo di acqua e nitrati a Mazara. Dopo Remisella verrà realizzato un altro impianto anche a San Nicola. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo raddoppia sul fronte della lotta la presenza dei nitrati nell'acqua erogata nelle case dei cittadini. Dopo aver realizzato un impianto automatico di abbattimento dei nitrati in contrada Remisella per risolvere per sempre un problema ventennale riguardante la zona del Trasmazzero e di Tonarella, infatti il comune procede a realizzarne un altro anche in contrada San Nicola, ovvero dall'altra parte della città. E ciò perché ultimamente anche nella parte est della città del Satero si è iniziato a fare conti con la presenza dei nitrati nell'acqua, anche se non nella quantità riscontrata negli anni nella zona ovest. Da qui la necessità di iniziare a pensare alla realizzazione di un impianto per evitare che si ripeta la stessa situazione del Trasmasero. Quindi la giunta comunale, su proposta dell'assessore Vito Torrente, ha dato l'input agli uffici comunali di procedere con la progettazione preliminare dell'opera in questione per un importo di 65.000 euro. Il primo passo, insomma, che porterà alla realizzazione dell'impianto nei prossimi mesi in un terreno di proprietà comunale in via Treviso. Nel frattempo si attende ancora che il sindaco Salvatore Quinci revochi l'ordinanza del 2020 con la quale si è vietato il consumo umano dell'acqua erogata nelle case dei mazzaresi abitanti al Trasmazzaro e a Tonarella. L'impianto di Remisella è ormai in funzione da oltre 3 mesi. È stato inaugurato lo scorso 3 giugno, pochi giorni prima delle elezioni. E nonostante più volte pubblicamente il primo cittadino abbia evidenziato che i valori dei nitrati sia tornato sotto la soglia di legge, ancora l'ordinanza è in vigore. Tempi dovuti a motivi burocratici e amministrativi, si dice, ma l'attesa dei cittadini è tanta e tanta è la voglia di tornare alla normalità. Il completamento della nuova condotta idrica di Borgata dalla zona del Tiro a Piattello al fungo dell'acqua costiera a Mazara viene sollecitato dal consigliere comunale Francesco Foggia, che ha presentato un'interrogazione. Nell'atto ispettivo Foggia ripercorre i passi del progetto approvato dalla passata amministrazione. Lo stesso consigliere è stato promotore del progetto di rifacimento della condotta idrica, già allora vetusta e quindi soggetta a usura. Tuttavia il lavoro è rimasto incompleto e Borgata costiera in particolar modo ne continua a pagare le conseguenze, non usufruendo del servizio essenziale. Foggia quindi chiede all'amministrazione come intende intervenire per riprendere i lavori di completamento della nuova condotta programmata e quali tempi si rendono necessari perché un servizio primario di estrema utilità, quale appunto l'erogazione dell'acqua alla città, trovi una sua effettiva connotazione di utilità. Inizieranno lunedì prossimo, per concludersi entro 2 mesi, i lavori per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la via Marsala e la statale 115 a Mazara. I lavori vengono realizzati dall'impresa Iteca Costruzioni di Marsala, che nell'ambito della procedura MEPA ha offerto un ribasso del 21,23% su un importo di base di 44.000 euro, a cui si aggiungono 7.000 euro i costi del personale, 1.800 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il totale dei costi per i lavori è di circa 76.000 euro coperti da fondi di compensazione ambientale. Per consentire lavori in sicurezza, con ordinanza della Polizia Municipale, da lunedì e fino al termine dei lavori sarà in vigore un senso unico alternato lungo la statale 115 in prossimità del cantiere. Parliamo adesso di Blue Sea Land, che quest'anno trasloca dalla città di Mazara a Siracusa. I particolari nel servizio.
Blue Sea Land lascia Mazzara e si sposta a Siracusa, almeno per quest'anno. Incredibile ma vero, la manifestazione è nata e cresciuta nella città del Satiro grazie alla sapiente guida del compianto Giovanni Tumbiolo. Nel 2024 non si svolgerà come di consueto a Mazzara, ma sarà sostanzialmente ospite dello stand della regione siciliana, l'Expo che precede il G7 di Siracusa. Ciò che si vociferava nelle settimane scorse, insomma, è diventato realtà e Mazara perde chissà se per sempre un appuntamento che era diventato un fiore all'occhiello del territorio cittadino, una manifestazione invidiata da tanti e guardata con ammirazione da tanti altri. Ma purtroppo il destino è beffardo e la prematura morte di Tumbiolo Veranima di Blue Sea Land ha forse segnato per sempre il futuro dell'Expo dei distretti organizzato ogni anno dal COSVAP. Pur riconoscendo l'impegno di Nino Carlino, succeduto a Tumbiolo alla guida del distretto della pesca, negli ultimi anni il Blue Sea Land è sembrato lontano parente dei fasti raggiunti negli anni scorsi e il trasloco di quest'anno da Mazara a Siracusa forse l'epilogo di un percorso discendente iniziato da un po' di tempo. Se quello del 2024 sarà stato soltanto un arrivederci o un addio definitivo, bisognerà aspettare il 2025. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo, terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. La Giunta Municipale di Mazara ha approvato la proposta di modifica al regolamento dell'elezione del consigliere straniero aggiunto, inviandola al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. In particolare viene proposto di ridurre da 75 a 50 il numero delle firme necessarie per le candidature, semplificando anche le modalità di autenticazione, attuando le stesse modalità già previste per l'elezione dei consiglieri comunali. Le nuove elezioni del consigliere comunale straniero aggiunto dovrebbero svolgersi entro la primavera del 2025. La Regione Siciliana premia i comuni virtuosi con trasferimenti per circa 1.600.000 euro. L'assessore delle autonomie locali Andrea Messina e l'assessore dell'economia Alessandro Dagnino hanno firmato il decreto che riconosce premialità agli enti locali che si sono maggiormente spesi nell'attivazione e nel potenziamento di interventi e servizi di accoglienza turistica. Un riconoscimento in denaro rappresenta un segno tangibile dell'attenzione che il governo regionale presta alle buone pratiche adottate dai comuni, ha dichiarato l'assessore Messina. Eletto nel corso di un'assemblea tenuta nei locali della CGIL di Castelvetrano, l'organismo direttivo della sezione intercomunale ANPI di Castelvetrano e Campobello di recente costituzione. All'incontro degli iscritti erano presenti il presidente provinciale e la vicepresidente, rispettivamente Aldo Virzì e Angela Savona. Nel corso della riunione Giuseppe Favara, coordinatore provvisorio, è stato nominato presidente di sezione. Nel 38° anniversario della scomparsa di Mauro Rossagno, l'associazione Ciao Mauro ha deciso di dedicare gli incontri di quest'anno al tema della lotta contro gli infortuni sul lavoro. Gli incontri si terranno come sempre a Lenzi, alla Stele per Mauro, con gli studenti, le istituzioni e gli artisti. Restiamo umani, questa è l'esortazione dell'associazione Ciao Mauro. A Custonaci sono stati assegnati riconoscimenti per le imprese dei migliori atleti siciliani. È stata un'edizione interamente dedicata al ricordo di Totò Schillaci. La nona edizione del Premio Ussi Estate, che ieri sera Custonaci ha visto premiare i migliori atleti siciliani sul palco di Piazza Municipio. Tra i premiati il Futsal Mazara per quanto riguarda il calcio a 5. E a proposito di sport,
vi ricordo che questa sera alle 21.30 trasmetteremo uno speciale rotocalco con i servizi della settimana calcistica appena trascorsa. Invece da giovedì prossimo torna il consueto appuntamento con lo sport in TV. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.